Ciao, iniziano le interviste dei team. Qui abbiamo Alessandro, l'abbiamo visto nell'intervista prima, ci presenterà il suo team. Eccoci qua, questo qua è il Dragon Legend Team, gruppo, forse è uno dei pochi gruppi di Roma. Purtroppo manca un membro, che sarebbe Francesco, perché è entrato in top 16. Però parleremo di lui anche in descrizione, penso. Sì, sì, sì. Quindi non parlo altro e lascio la parola ai ragazzi. Cosa li vogliamo chiedere? Allora, abbiamo qui in ordine Marco, Alessio, e Superman, Fabio. Il nostro componente mancante è Francesco Campo. Francesco Campo al momento si trova come sesto, giusto? In classifica. E venite tutti da Roma? Sì, certo. Ok, giocate tutti nel negozio di Alessandro. Al Dragon Legend, che poi sta da San Giovanni, che sta in Appio Tuscolano, sta nell'Appio Tuscolano, nata con gli Albani, esatto. Quindi comunque quando ci potete venire a vedere, che poi noi siamo sempre lì a giocare, anzi forse più io che sono molto più patito posso dire che tra poco ci vivo lì dentro, ma volete testare, giocare, provare, soprattutto con noi siamo sempre lì disponibili e pronti a vedere nuovi campioni, perché alla fine si parte sempre così. E noi abbiamo iniziato con poco, no? Eravamo ragazzi che non avevamo quasi niente di carte, troppo insieme, siamo diventati una grande comunità, forse una delle più grandi comunità di Roma, e abbiamo iniziato la nostra scalata, possiamo dire, verso il successo. Io parlo da povero giocatore che non mi dichiaro forte, però qui abbiamo un ragazzo che è Alessio, che è andato nelle top 16, NGP. Come stavamo dicendo prima, Francesco Campoli, che è andato nella top 6, e poi abbiamo qui Marco, che in quale posizione sei andato? 186esimo, però è un ottimo traguardo. 141 giocatori. Sì, esatto. Devo dire che sono abbastanti, quanti erano tutti i totali? 345, beh. Abbiamo una pagina Facebook. Sì. Pagina Facebook. Se volete vedere le nostre liste, i nostri video, le nostre foto, stanno su Dragon Legend Team. Come vi siete avvicinati a Forza Quill? Grazie ad Alessandro. Allora, l'avete conosciuto via Io a Lucca con una demo. Io ovviamente a Romix con una demo. Io tramite amici che giocavano, ho iniziato pure a giocare insieme a loro. Però c'è da dire che il continuo, cioè all'inizio è stato ovviamente a Romix, per altri a Lucca, ma il continuo è stato al Dragon Legend. Cioè io ho cominciato ad appassionarmi proprio in quel momento, noi abbiamo iniziato, abbiamo fatto e insieme abbiamo continuato. Cioè alla fine, oltre ad essere un gioco, è diventato anche una questione che fra amici dobbiamo esserci insieme e giocare insieme, tutti insieme. Cioè per me è molto importante, soprattutto se si parla di amici come gruppo, e continuerò a farlo per loro, per me e per la squadra, ovvero il Dragon Legend. Cosa ci avete portato oggi? Cosa ci avete presentato durante questo torneo? Grim Barn. Marco? Io uno Sherazad rosso, nero, verde. Io ho portato un Bahamut Burn, come il mio mantello rosso ho portato. E non erano neanche abbastanza male, alla fine possiamo la mettere. Giravano abbastanza bene. Qualcuno più fortunato di te ci ha pure fatto top alte, insomma. Sì, non è male, dai, posso stare. Spero che possiate vedere poi la lista di Francesco se entra in top 8. Ovviamente. Verrà pubblicata. Sì, ma è benissimo come cosa. Oh, è appena arrivato un altro dei membri che mancava. Eccolo. Ciao. Il dottor Davide. Grazie. Allora, mi chiamo Davide Quimi, diciamo che gioco ormai da 4 mesi da Alessandro, che ho conosciuto grazie a un nostro amico che poi è diventato pure il judge, il nostro saluto Emanuele Mai. Gallo Alberto, grandissimo judge. Un saluto da tutti, dal team di Roma. Esatto. Un saluto, questo è il team di Roma. Ciao. Chiedete.